dalla Mente di Teoria di Chiari. Siamo in presenza di Michele Tameni, autore di White Swing in Italia, pubblicato prima in Inghilterra e dopo in Italia. Esatto. Da dove nasce questo progetto, Michele? Questo progetto nasce dall'idea di wild swimming, che è appunto il nuotare in acque naturali, tendenzialmente di laghi e fiumi, e quindi dalla mia passione per appunto le escursioni in montagna, che sfociamo sempre nei fiumi dietro casa, in nuotate e giornate divertenti, spensierate con gli amici. E da qui appunto è nata l'idea di provare a cercare, a guardare un pochino oltre quelli che erano i luoghi che già conoscevo, che avevo dietro casa, e di cercare in Italia altri luoghi che fossero sostanzialmente le spiagge dei nostri nonni, dove le persone andavano a fare il bagno prima di potersi spostare in massa come si deve. E è stata una bellissima avventura che abbiamo stato in giro un po' per tutta Italia, trovando luoghi che non avrei mai immaginato di trovare in Italia e riscoprendo un territorio che molto spesso viene trascurato o dimenticato. E a questo punto l'idea è stata questa e ne è venuto fuori un libro che è una guida fotografica da una parte, perché volevo che fosse un messaggio abbastanza trasversale, che si potesse vedere quanto fossero belli paesaggisticamente questi luoghi, e con l'idea appunto che poi fosse una guida che fosse per tutti, quindi non escursionistica ma alla portata di tutti, di famiglie, piuttosto che appunto di persone che hanno semplicemente voglia di passare una giornata diversa dal solito, con l'idea appunto di trovare luoghi magari anche vicino alle più classiche mete turistiche, quindi dopo una afosa giornata passata a Roma tra un museo e l'altro, l'idea di potersi rinfrescare in una piscina d'acqua naturale, piuttosto che magari in una fonte termale, peraltro citata da Dante nella Divina Commedia, alle porte di Roma, secondo me era un'esperienza che valeva la pena di vivere. E non ti sei mai trovato in situazioni di pericolo? No, ovviamente essendo escursioni in ambiente naturale i rischi ci sono e vanno presi in seria considerazione. Ovviamente con un po' di accortezza e un po' di buonsenso ci si può tranquillamente avventurare queste escursioni senza nessuna difficoltà, anche perché la sezione dei luoghi che si trovano sul libro sono comunque volutamente alla portata di tutti e con rischi limitati. Non dico nulla perché ovviamente l'imprevisto e l'incidente sono sempre dietro l'angolo, però insomma perché si possono vivere con serenità. Io ti ringrazio, è stato un piacere averti qui e alla prossima. Grazie mille.